Ciao ragazzi e bentornati sul canale MacGabri Collections. E come promesso, eccola qui! Supercar, la mitica kit della serie TV degli anni 80. Ebbene sì, costruiremo passo passo la celebre autoparlante supercar guidata dall'eroico Michael Knight. Siete pronti allora per questa nuova avventura? Allora iniziamo! Supercar! Ma prima di iniziare con questo fantastico unboxing, come al solito lasciate un like! Anzi no, supercar, super like! Doppio super like! E soprattutto cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al nostro canale, il canale MacGabri Collections. Iniziamo, vai! Ed eccola qui, la prima uscita di Supercar. La trovate in edicola al prezzo esclusivo di lancio di soli 50 centesimi anziché di 10,99 euro, quindi da non perdere per vedere questo fantastico piano dell'opera di questo modellino fantastico che sarà realizzato in scala 1:8, una macchina lunga 60 centimetri, una bestia! Ragazzi, guardate cosa c'è incluso con il primo numero, i pezzi del cofano. Quanto è grande sto cofano, eccolo, è così. Ma non potete capire quanto pesa, perché ovviamente è tutto realizzato in presso fuso di alluminio. Non vedo l'ora di aprirlo, ma sarà eccezionale questa recensione, perché Supercar, per tutti quelli che sono cresciuti come me negli anni 80 a vedere questo fantastico telefilm, siamo tutti innamorati di questa fantastica autovettura e avremo questo fantastico modellino scala 1:8, 60 cm, un mostro, una bestia! Vai, andiamo a vederlo, vai! E come sempre le solite raccomandazioni, mi raccomando, questo è un articolo per collezionisti e per modellisti, quindi non è adatto a bambini al di sotto dei 14 anni. Mi raccomando, modellismo, viva il modellismo ragazzi, iniziamo! All'interno del primo fascicolo, distribuito ovviamente in edicola dalla De Agostini, sinonimo di qualità, troviamo il numero 1 del fascicolo, dove all'interno troveremo tutte le informazioni sulla nostra supercar, sulla serie TV e tutte le informazioni per l'assemblaggio passo dopo passo. E ovviamente troviamo la fustella con i primi componenti. Ok, procediamo con l'unboxing, vai! Andiamo a vedere il contenuto del fascicolo. Allora, bisogna subito dire che per chi si abbona subito riceverà il secondo invio a 4,99 euro con i componenti dei paraurti anteriori, mentre il secondo invio sarà gratis, ossia i componenti della ruota anteriore. Inoltre, per chi si abbona riceverà il caricabatterie portatile, la targa Knight, fantastica, 3 mega poster e il raccoglitore dei fascicoli. E infine ci sono tantissimi altri vantaggi per i metodi di pagamento e per l'abbonamento premium, per il quale riceverà in regalo questi fantastici modellini. Ok, andiamo a vedere il piano dell'opera. Eccolo qui, Supercar, la mitica kit della serie TV. Ed eccola qui, Supercar, una serie TV indimenticabile. Ecco il supereroe protagonista Michael Knight con i membri della fondazione Knight. Eccola qui, ma guardate che spettacolo, guardate lo scanner di Supercar. Non vedo l'ora di assemblare questo componente caratteristico di questa autovettura spettacolare. Ok, quindi avremo la possibilità di assemblare questo fantastico modellino. Ma andiamo a vedere le sue caratteristiche. Eccole qui! L'opera è composta da 110 fascicoli al prezzo di 10,99 euro. Ma procediamo ora passo passo e andiamo a vedere tutte le caratteristiche di questo fantastico modello. La prima
è quella che sarà in scala 1 a 8 per una lunghezza di 60 cm, quindi come abbiamo già detto sarà un modellino gigantesco che permetterà di mettere in risalto tutte le sue caratteristiche e tutti i suoi dettagli realizzati in maniera impeccabile. I fari, le luci di stop e lo scanner si accendono. Ma guardate che spettacolo! Lo scanner che farà destra e sinistra come nel telefilm, che spettacolo! Poi un meccanismo girevole permetterà di scegliere tra le diverse targhe del modellino, eccole qui, guardate che spettacolo! E poi il mitico computer di bordo kit si illumina, quindi sarà veramente realistico. Ed ecco qui la chicca più importante, ossia un orologio telecomando, cioè un orologio che parla, con il quale potremo ascoltare la voce di Kit e con il quale potremo comandare le funzioni più importanti di questo modellino, ossia potremo accendere i fari, le luci, lo scanner, potremo fare tantissime cose, cioè il nostro modellino diventa vivo, fantastico. E poi, come potete vedere dall'immagine, le portiere, il tettuccio e il cofano sono completamente apribili e ispezionabili. Guardate che spettacolo! Ma è veramente fantastica, eccezionale! E guardate qui la sorpresa che troviamo all'interno della guida dell'opera. Una rappresentazione in scala reale del modellino lungo 60 centimetri. Non riesco neanche ad inquadrarlo, ma guardate che spettacolo! Scala 1 a 8, carrozzeria in metallo, lunghezza 60 centimetri, facile da montare. Mamma mia, che spettacolo! Non c'entra, non c'entra. Ok, andiamo a vedere il fascicolo. Procediamo. Andiamo a vedere il fascicolo numero 1, che è dedicato ovviamente alla serie TV di Supercar. Infatti all'interno di questi fascicoli troveremo tantissime spiegazioni sulla serie TV e la seguiremo passo passo, tra cui scopriremo tutte le caratteristiche di questa fantastica macchina. Eccola qua, guardate che spettacolo. Allora, nome Knight Industries 2000, kit, uscita dall'officina della Knight Industries nel 1982, colore nero, immatricolazione Knight, proprietario Michael Knight, costruttore Knight Industries, velocità massima 321,87 km orario. E poi ecco qui tutte le modifiche di questa fantastica autovettura: carrozzeria molecolare, intelligenza artificiale, il turbo boost, i mitici salti, ve li ricordate? Guida su due ruote, spettacolo, me l'ero dimenticato, pilota automatico, scanner frontale, sistema di visione a raggi infrarossi, gancio meccanico, schermi video, eccetera, spettacolo, il computer che parla, guida da sola, fa tutto st'auto, cioè che spettacolo. Ok, ed ecco le fasi di assemblaggio che eseguiremo in questo video tutorial. Infatti assembleremo il cofano e il suo rinforzo interno e poi fisseremo le prese d'aria e anche i ganci delle cerniere, cioè ci divertiremo, non vedo l'ora di vedere tra le mani questo cofano che è gigantesco, guardate che spettacolo. Ok, poi continua parlandoci di Michael Knight, però a questo punto iniziamo e andiamo a vedere i componenti che abbiamo trovato. Vai! Ed eccolo qui il kit di montaggio che abbiamo trovato all'interno del fascicolo numero 1. Ok, procediamo ad aprirlo. Vai! Wow, eccolo qui, guardate che spettacolo questo kit. Non potete capire quanto pesa. Cioè il cofano è fatto tutto in alluminio. Ok, andiamo a vedere tutti questi componenti e procediamo con le prime fasi di assemblaggio. Vai! Questo è il cofano di Supercar, un pezzo realizzato interamente in presso fuso di alluminio. Non potete capire quanto pesa, ma che spettacolo! Allora, guardate qui, sentite, è tutto alluminio, verniciato in maniera impeccabile, quindi questo nero lucido,
tipico di supercar, e questa è l'apertura della presa d'aria del motore. Guardate che spettacolo. Ok, adesso andiamo a vedere l'altro componente, ossia il rivestimento inferiore di questo cofano. Andiamo a vederlo. Ed eccolo qui, il sottocofano. Guardate com'è fatto bene, guardate tutti i dettagli che sono stati ricavati su questo particolare di plastica, ed è fatto veramente bene. Ok, su questo particolare andremo a collegare tantissimi componenti. Ok, allora procediamo con l'assemblaggio, vai! La prima fase di montaggio consiste nel fissare la griglia della presa d'aria sulla parte inferiore del cofano e fissarla su questi tre fori, ma prima dobbiamo procedere a fare una piegatura su questa griglia. Andiamo! Questa è la griglia della presa d'aria. Allora dobbiamo fare una piega a 90 gradi lungo questa linea che è stata ben evidenziata. Fate attenzione perché dal lato opposto non c'è, quindi dobbiamo piegarla per forza da questo lato, altrimenti i tre fori non combaceranno con il sottocofano. Procediamo! La teniamo fissa su un piano e cominciamo a premere per eseguire questa piegatura. Eccola qui, l'abbiamo piegata perfettamente a 90 gradi. Siamo pronti per eseguire il fissaggio. Andiamo a predisporre la griglia che abbiamo piegato nella sua posizione, ossia la facciamo passare da dietro e facciamo in modo tale che i tre fori corrispondano con quelli che troviamo nel sottocofano. Eccoci qua. A questo punto procediamo a fissare il tutto con le tre viti in dotazione. Vai! Iniziamo dal foro centrale. Ecco fatto. E questo è il risultato finale. Ed ecco la griglia posizionata sul sottocofano. Spettacolo, eccola qui, eccezionale. Ok, procediamo con la seconda fase, vai! Questo è il gancio di bloccaggio del cofano. Allora andiamo a inserire questi due perni nei due fori ricavati nel sottocofano. Vai, procediamo. Allora lo appoggiamo, andiamo a premere lentamente e lo inseriamo fino in fondo. Eccolo qui, gancio inserito, perfetto. Facciamo la stessa cosa adesso con il gancio. Guardate che piccolo questo particolare, spettacolare. Allora lo andiamo a posizionare su questi due fori, dopodiché lo andiamo a serrare con due viti dal lato opposto. Procediamo con la prima vite, dopodiché andiamo a fissare il tutto con la seconda. Ed ecco il risultato finale. Abbiamo fissato due ganci sul sottocofano. Perfetto, procediamo. Andiamo a predisporre ora l'altro particolare della presa d'aria. Eccolo qui, verniciato di nero, guardate che spettacolo. Lo andiamo a predisporre su questi due perni in corrispondenza della griglia che abbiamo montato prima. Ok, lo andiamo ad appoggiare in questa maniera. Ok, mi raccomando, fatelo in questa posizione perché adesso dobbiamo andare a posizionare il cofano al di sopra, altrimenti vi casca, in modo tale che rimane incastrato tra i due. Eccolo qua, perfetto. Lo andiamo a ruotare e vediamo se tutti i perni combaciano. E come potete vedere, i perni combaciano perfettamente. Ok, adesso procediamo a fissare il cofano al sottocofano mediante delle viti che andremo a fissare in questi sei fori. Procediamo con la prima, la seconda, la terza. Procediamo con la quarta, la quinta ed infine la sesta. Fissiamo ora la parte bassa del sottocofano con altre due viti che andranno inserite su questi due fori e la seconda.
Procediamo ora ad applicare la piastrina per la cerniera. Eccola qui, un altro pezzo in alluminio. L'andiamo a posizionare nella sua sede, in questo modo. Dopodiché l'andiamo a fissare mediante due viti. Vai! Procediamo con la seconda. Stringiamo fino in fondo. Proseguiamo ora a montare il resto dei componenti. Vai! A questo punto andiamo a fissare la prima cerniera, eccola qui, sulla piastrina delle cerniere, al quale abbiamo già predisposto la vite. Allora, questa tacca deve essere rivolta verso il basso e la lettera L che trovate sul retro orientata verso l'interno. Quindi andremo a posizionare in questa maniera. Andiamo a fissare la cerniera. Mi raccomando, non stringete troppo, in quanto la cerniera deve essere libera di muoversi al termine di questa operazione. Ok, perfetto. Ecco, in questo modo. Guardate che spettacolo. Ok, adesso andiamo a posizionare quella più piccola, ossia questa. Vai! Procediamo a serrare la seconda cerniera alla stessa maniera. Perfetto, anche questa non deve essere stretta, in modo tale da poter essere libera di ruotare. Perfetto, abbiamo finito, andiamo a vedere il nostro cofano come si presenta. Vai! Ed eccoci qui, siamo arrivati al termine di questa prima fase di assemblaggio. Ecco come si presenta il nostro cofano completo della sua presa d'aria con la griglia. Guardate che spettacolo! Mentre nella parte sottostante troviamo la parte del sottocofano, i ganci di attacco e le due cerniere. Che spettacolo! Eccolo qui, prima fase l'abbiamo completata. Bene ragazzi, il video finisce qui. Mi raccomando, lasciate un super like alla supercar di Kit e soprattutto cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al canale MacGabri Collections. Noi ci vediamo al prossimo assemblaggio di supercar. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!